è la politica e a che cosa serve? Nella migliore delle ipotesi è la visione del mondo, cioè la possibilità dei cittadini, di noi tutti, di essere felici, di realizzare la propria felicità. Sembra una cosa meravigliosa, in realtà la politica è cosa di grande complessità. Per me la politica è quella cosa che risolve i problemi della gente. Però la gente vuole che i problemi ti vengano risolti, ma mentre glieli risolvi gli devi dare pure una storia, gli devi pure raccontare qualcosa, gli devi dare un sogno. What is politics for you and what is it for? Politics is for making our lives better than they are now and better than the lives of our parents. Cos'è per te la politica e a che cosa serve? Mi associo subito alla parola polis, cioè piazza, cittadino, partecipazione e soprattutto consapevolezza. Ma la politica è importante, ma praticamente non serve a niente. Cioè la politica sarebbe importante perché in realtà è una maniera di trovare una convivenza civile, insomma, di quelli che chiamano inciuci, in realtà sono accordi, dovrebbe essere molto importante, in realtà per come è fatta serve a poco. Cos'è secondo te la politica? Beh, per me la politica è fondamentalmente partecipazione alla creazione della società che vogliamo, e per questo è così pericoloso che ormai tanti pensano che non serve più politica, secondo me serve più politica. Ma è la politica è il nostro modo di stare insieme, serve, diciamo, a darci i motivi e anche un po' le regole nel stare insieme. È quella cosa da cui dipendono le sorti di tutti i cittadini del mondo, motivo per cui dovrebbe essere presa sul serio. Che cos'è per te la politica e a che cosa serve? Direi che la politica è l'unica arma di cui si dispone nonostante tutto, perché gli sfruttati siano un po' meno sfruttati e gli ultimi siano un po' meno ultimi. Mi piace pensare che la politica abbia mantenuto o debba mantenere il suo significato, cioè il prendersi cura dell'interesse collettivo. Purtroppo la politica è sempre più spesso invece un comitato di affari. Ma la politica è un'arte sconosciuta. La politica oggi è in mano agli sprovveduti, agli stupidi, ai banditi, e serve poco. Secondo me la politica è un po' come un vino, cioè c'è del buono, c'è del cattivo, c'è quello che fa male, c'è quello che fa bene. Ma in ogni modo la politica, come il vino, è fatto per fare bene, cioè per fare il bene pubblico. Beh, la politica con la P maiuscola ha l'importanza strategica di prendere le decisioni più oneste e le decisioni più sane per le società. Secondo me la politica si occupa di guardare all'immediato, ma soprattutto di costruire il mondo che verrà. È forse una delle arti più nobili che ha inventato l'uomo per organizzare la vita, fondamentalmente. Cos'è per te la politica e a che cosa serve? Lo strumento più importante che abbiamo a disposizione serve a prendere decisioni collettive che vadano il più possibile a vantaggio di tutti e che determinano il modo nel quale viviamo. Quindi. La politica è uscire in gruppo da un problema e non trovare una soluzione individuale a un problema. Tutto è politica, non tutto deve essere politica, ma grazie alla politica, all'intelligenza politica delle cose, secondo me noi capiamo meglio il mondo e la realtà. Dunque, qual è il futuro della politica? Io, come dire, voglio sperare che sia proprio il web a far crescere in noi cittadini una maggior coscienza critica. In qualche modo i social network ci hanno abituato, diciamo, a diventare un po' tutti opinionisti, no? Cioè, come se fosse caduta la barriera, diciamo, tra l'elite che comunicava e il pubblico, la massa del pubblico che non aveva voce. Il futuro della politica passa attraverso l'economia, attraverso il problema della soluzione dei problemi economici. Allora, questa cosa qui è vera, ma nello stesso tempo è talmente vera che è difficile da trovargli, come dire, un racconto per la gente. Il futuro della politica rappresenta soprattutto la partecipazione diretta. Insomma, con Twitter, Facebook assolutamente siamo forse più partecipativi al mondo della politica, forse siamo più consapevoli, ma forse è tutto un vero inganno.
What is the future of politics for you? Is there a future for democracy? Some people would say, yeah, of course. We cannot organize society in any other way than in a democratic way. But other people say we're facing so big challenges, climate change, for example, that democracy will not be fit to handle this. E dunque, qual è il futuro della politica? Ah, non lo so, io non ho una boccia, cioè qui del vino, ma insomma, forse dopo aver bevuto molto vino mi arrischio a previsioni. Tornare a proporre idee, e su questo si può creare anche la politica del futuro, altrimenti senza idee la politica non ha futuro. Svuotata dell'ideologia, la politica in un qualche modo muore. Le ideologie del passato sono state demonizzate, ma non c'è stato nulla che le abbia sostituite. Il futuro della politica dipende moltissimo dai cittadini, cioè o i cittadini decidono di essere cittadini, cioè di fare politica, cioè di impegnarsi nella vita della città, e allora c'è un futuro per la politica, se no non c'è. Essendo quella cosa fondamentale per la vita di tutti di cui parlavo prima, non credo che abbia una fine. Può avere dei periodi più o meno brillanti, questo credo non sia brillantissimo. Spero che sia, dipenda dalla capacità che anche altri, i non stupidi, le persone normali, quelle appassionate, che hanno a cuore il bene comune, decidano di entrare in politica. Spero che sia un futuro che veda la partecipazione sempre più convinta di tutti i cittadini nel prendere le decisioni collettive. Credo che il futuro della politica non possa che risiedere quindi in un impegno rinnovato di ognuno di noi alla vita delle nostre comunità, partendo dalle comunità più piccole. Credo che dovrebbe essere restituire democrazia verso il basso e fare in modo che i cittadini ritornino a sentirsi cittadini e smettano di sentirsi sudditi, come purtroppo avviene sempre più spesso. Credo che senza politica noi siamo perduti. Credo nei partiti, credo nella democrazia rappresentativa, quindi il futuro della politica io spero che non sia diverso dalla politica come l'abbiamo conosciuta nel Novecento. Ci dovrebbe essere una politica europea, cioè l'idea di un'Unione Europea che non solo sia un continente, come dire, che ha sviluppato una struttura sovranazionale economica, ma che quella struttura sovranazionale politica che comunque c'è si riempia di contenuti reali. Certamente avrà futuro, senza politica non si può vivere. A me piacerebbe che fosse alla luce del sole. Molto spesso la politica vive nei sotterranei. Tra l'altro ci induce anche a sospetti che forse neppure avrebbero ragione di esistere, però è chiaro che non siamo poi così certi che si fanno l'interesse del paese. Grazie e buon appetito.